Parliamo in questo video di social e in particolar modo delle cose che bisogna pubblicare e delle cose che bisogna tenere in considerazione nel momento in cui si usa questo strumento del demonio per andare a pubblicare cose online da far sapere alle nostre carissime ex. Quindi se ti interessa l'argomento, quindi strategia social, mi raccomando rimani agganciato perché ne vedremo delle bellissime. Intanto signori, benvenuti in questo nuovo video e io sono Teo e se non mi conosci sono il consulente in Italia che è il punto di riferimento per quel che riguarda la dimensione della riconquista della ex. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche, perché se attivi le notifiche riceverai appunto un pop-up, una notifica sul tuo telefonino dove verrai avvisato quando sarò live, quando interagirò con il popolo del web, quindi con te direttamente, ogni lunedì sera alle 21. Oltre a questo, sotto in descrizione ti troverai anche un sacco di materiale gratuito e di interviste ai miei clienti che hanno riconquistato appunto la propria ex, e inoltre se vuoi entrare in contatto con me, ripeto, guardo sempre in descrizione e va bene così, ok? Quindi mi raccomando, iscriviti, fai cose eccetera, perché così rimani aggiornato. Dicevamo quindi, argomento social. L'argomento social è una cosa estremamente importante. Ovviamente mio nonno questo problema non ce l'ha, non ce lo avrà mai e non ce l'ho mai avuto, tra l'altro, o quantomeno il social era il bar del paesiello dove si sparlava un po', ma era una cosa estremamente limitata, fortunatamente direi. Noi abbiamo dei problemi diversi e quindi dobbiamo imparare a gestire questi problemi in maniera diversa rispetto a quello che effettivamente siamo magari in grado di fare. Come funziona? Una prima cosa fondamentale, di importanza stratosferica, è assolutamente evitare sotto ogni forma, o quantomeno nel 90% dei casi, il selfie. Te che ti metti là così a fare la bocca a culo di gallina e ti fai un selfie, magari, non so, quando sei in palestra piuttosto che quando stai facendo una gita, fa passare un'immagine da sfighè. Punto, fine, né più né meno. E qua ti vado un po' a spiegare. Ora, il selfie non è una cosa da eliminare a prescindere, perché non è questo il punto, cioè... Ovviamente se sei in una condizione di totale autoironia, quindi sei vestito da clown e ti fai una foto a carnevale, ha senso, ok? Ha assolutamente senso. Se sei in palestra e ti fai un selfie, sei uno sfigato, cioè poco da dire, poco da fare. Perché? Perché metti in mostra un qualcosa, insomma, vai a creare una vetrina e quindi cerchi di vendere un prodotto e non arriva l'immagine del te che lo fai in maniera autentica, ma te che lo fai in maniera condizionata. Quindi il selfie è l'atto, diciamo, di sfigataggine più alto che ci possa essere, soprattutto per un'altra motivazione ancora, perché non c'è nessuno che ti dia manforte. Ok? Ora, la solitudine, il rintanarsi un po' nel proprio silenzio, il fare un po' l'eremita, sono cose importanti e sono cose che possono portare dei risultati. Ovviamente, aggiungo un pezzo, se fai l'eremita e ti rintani, ti rinchiudi un po' in te stesso, ovviamente l'argomento social è semplicemente escluso. Quindi le due cose non cozzano insieme, anzi sono un po' agli estremi. Se tu vai in palestra e ti fai un selfie mentre sei sulla panca e dici oggi è giornata dura di allenamento, ha valore zero. Se tu mentre ti stai allenando, magari mentre sei con le mani sui bilancieri, stai facendo gli stacchi da terra e qualcun altro ti fa una foto mentre fai quell'esercizio, beh, cosa dire, lì in quel caso abbiamo un valore maggiore. Poi, dietro alla fotocamera può esserci Belen Rodriguez, che casualmente si trova in quella palestra e ti fa un micro video o una foto, come può esserci il signor Maurizio, di 86 anni, che a 2 km orari sta sul tapirulan per andare a riattivare la circolazione dopo un ictus, ok? A noi non ci interessa chi c'è dietro la videocamera, dietro il telefono che sta lì a fare la foto. A noi interessa il fatto che qualcuno ti ha fatto la foto. E a noi interessa tutto quello che è legato alle proiezioni che potenzialmente la tua ex può fare nei tuoi confronti. È questo quello che a noi interessa. Quindi, tolto, diciamo, ripeto, i momenti di assoluta autoironia, dove tu effettivamente stai facendo una cosa dove... ha senso, insomma, che
pubblichi una foto mentre te stai lì e fai così, cioè, lì ha assolutamente senso, ripeto, autoironia. In altri contesti dove stai facendo una gita al mare piuttosto che in montagna, piuttosto che sei in palestra, piuttosto che un altro tipo di attività creativa, chi ne ha più ne metta, è irrilevante, è sempre e comunque molto meglio che sia qualcun altro a farvi la foto, perché questo porta anche la vostra ex a farsi delle domande: ma con chi cazzo è? Più il contesto della foto è un contesto strano, come Verdone direbbe, o vamo strano, più la vostra ex si fa delle domande. Se te sei, non so, in Spagna, ok, ma Barcellona, sotto... Adesso non vorrei fare una graf, ma mi pare che la Sagrada Famiglia, quella roba lì, sia a Barcellona. E qua mi gratto la tempia perché ho lacune incredibili, infatti, di geografia. Forse perché la mia maestra preferiva il gin tonic al caffè. Ma questo è un altro paio di maniche. E dicevo, se tu sei lì e qualcun altro ti fa la foto e casualmente i tuoi amici storici bene o male sono sempre attorno a casa tua e lei vede che effettivamente il tuo circolo di persone, di amici coi quali tu normalmente esci non si è spostato più di tanto, ma tu sei a Barcellona e qualcuno ti fa una foto, ok, ecco che lì in quel contesto lei si fa la domanda: ma chi cazzo è? Poi dopo lei non vede l'altro lato della medaglia dove tu scusa, chiedo fotografarmi di fronte a esta monumentos. Ecco che lì la vecchietta, che con la mano un po' tremante, mi raccomando, attiva lo stabilizzatore, con la mano un po' tremante va ching, ok? E lì in quel contesto ovviamente cosa succede? Succede che tu hai una foto che qualcun altro ti ha fatto, che ovviamente fa il furbo. Se ti fai la vacanza a Barcellona da solo, non far emergere che sei da solo. Magari ti puoi spostare con alcune applicazioni, conoscere persone, via dicendo, ma ancora prima del viaggio, e di conseguenza quando sei lì nutri delle conversazioni, approcci persone, perché indovina un po', sei in un contesto dove a nessuno frega una bene amata sega di te. Quindi se anche tu decidi di fare un'esperienza da solo in solitaria, which is powerful, perché cioè, è un qualcosa di estremamente potente il fatto che tu ti butti fuori verso il mondo senza avere ancoraggi delle persone che ti stanno attorno, quindi lo fai in solitaria, ti parla uno che fa i viaggi da solo in moto per sterrati, cose strane, eccetera. Cioè, insomma, io sono avvezzo a queste cose e ti posso dire che nonostante ci sia una grande difficoltà emotiva e oggettiva, organizzativa, c'è anche una grandissima libertà, e io spero e sprono tutti voi a vivere quel tipo di libertà assolutamente incondizionata. Ecco che in quel contesto, oltre a farti del bene, vai anche ad aprire delle parentesi nella testa della tua ex. Ed è proprio questo il punto. Dobbiamo andare ad aprire delle parentesi, nient'altro. Cioè non c'è un'altra roba dietro. Dobbiamo solo aprire delle parentesi, punto. Right? Bene. Detto questo, ti lascio a questo video. Vattelo a vedere, mi raccomando. Si parla sempre comunque di distacco, di social, eccetera, eccetera. Go and see it. E noi ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, non fare cazzate. A presto.